Allora, un pollo, sì, vedete bene. Non ci crederete, ma due zombie piccoli a cavallo di due polli mi hanno attaccato mentre stavo combattendo stanotte. Purtroppo uno l'ho ammazzato, cioè il pollo con tutto lo zombie. Uno invece sono riuscito a ammazzarlo senza uccidere il pollo. E adesso sto facendo un combattimento ad oltranza per poter salvare questo pollo, per poterlo portare in un recinto. La situazione è un po' difficile, non voglio andarmene perché se me ne vado ho paura che il pollo magari scompare, se ne va via. Ed è un colpo di fortuna che ho avuto. Sì, sinceramente è difficile da credere che uno zombie piccolo si mette a cavallo di un pollo e me ne conto, però vi assicuro che è successo proprio questo. Sia chiaro, non vi sto trollando, la verità. Sinceramente è una cosa che anche per me mi ha sorpreso un po'. Quindi adesso mi faccio un banco da lavoro e incomincio a costruirmi le staccionate e i cancelletti così, quando sorge l'alba, sperando che sorge presto l'alba, potrò in qualche modo mettere questo pollo al sicuro e conservarmelo. Spero che anche se stava solo deponga qualche uovo e spero che nasca qualche pulcino, così in qualche modo riuscirò a vedere una coppia. Dopo li farò mangiare come non mai e finalmente avrò uova. Andato. Ah, sono là. Spero che non sono lontani. Avrò uova, piume per le frecce. E quando ce ne saranno molti, carne. Finalmente. Diciamo che ho avuto un po' di fortuna finalmente. Sì, però devo sperare che sto stronzo di pollo non si affoga. Dai, sorgi in presta sole così. Posso portarmi questo pollo? Speriamo che non vengano zombie. Sono costretto a utilizzare l'arco e a utilizzare anche tutte le frecce, ma i zombie posso anche... Oh, cazzo! Mi dispiace ragazzi, ma quel pollo è troppo importante per me. Non scapperò. Vi faccio pure tutti, mi spiace. Mi vorrei pure attaccare il branco, ma non mi faccio fottere. Quel pollo mi serve. Che cos'è? Eccolo, guardate, l'avevo detto. È ritornato un altro zombie col pollo attaccato. Però questa volta lo devo ammazzare. Visto? Non mi stavo prendendo per il culo. Ce l'ho fatta. Oh no, questo dell'armatura. Quello scheletro è troppo vicino. Vi prego, rimanete fermi qua, polletti, non mi allontanate. Vuoi morire, cazzo? Quei polletti stanno a mollo. Mi servono i semi. Spero che ce ne sta qualcuno in giro. Non ho trovato semi. Quindi non mi metto a fare una stracciatella qui. Vado un attimo a casa, prendo i semi e vado a acchiappare i polli. Cazzo, mo proprio. Devo fare veloce.
E così via. Meno male che ne avevo ancora qualcuno a disposizione. Sto cazzo di cancelletto. Corri ragazzo laggiù, vola della tigre, ornamento di tutti quelli dell'umanità. Ti prego, fate sti angolo lì. Dove cazzo sta l'altro? Vabbè, incominciamo a portare questo. Dopo mi mette pure a cercare il pugno, sa dove cazzo è andato. Dai piccolo, vieni, seguimi che ti porto a casa. Devo fare anche piano. Porta a casuccia, non lo devo distanziare troppo, sennò perde l'interesse. Quindi guarda, mi giro vedendo se riesco a trovare quel tubo. Dai, entra, forza, ecco, rimani qua e metto. Poi rifinisco meglio 300. Io sento scheletri, zombie, ma che cazzo stanno? Enderman, ma che cazzo stanno? Qua mi conviene fare una pettugna. Meno male che avevo costruito questo banco da un blocco. Da dove viene? Forse sotto terra. Ok, però no, dai mezzi blocchi. E adesso faccio un tettoio così non cade la neve e il pollo può fare razzolare. Bella casetta, tutta in legno di amiche. E adesso prendiamo la neve. E voilà. Un paio di torce per non far avvicinare, non far spogliare nessuno qua dentro. Ok, e adesso andiamo a cercare quell'altro stronzo di pollo, speriamo che non sia andato troppo lontano. Puttana di una miseria, guardate dove cazzo è andato a infilarsi quel cazzo di pollo. Mi sono allontanato parecchio. Dai signora, seguimi. E muoviti, da un'ora che stiamo camminando. E dai, siamo quasi arrivati, forza! Ma quanto dura? Sono già 10 minuti che ti sto facendo venire dietro piano piano. Dai, che ci sta la tua compagna che ti aspetta. Ma dove? Dove è finito l'altro? L'avevo chiuso qui. Dove? Ma porca puttana, ma dove cazzo andrà a finire? Vabbè, tu mangia. Ma dove è finito? Era chiuso in gabbia, dove cazzo era finito?